Villanova Mondovì, Madonna del Pasco per la precisione, dove ci sono auto eccezionali e personaggi anche eccezionali e importanti. Questa che vediamo è una Lancia HF carrozzata Bertone, come si può vedere, di tutto punto, perfetta su strada. Ma qui ci sono due personaggi che possono parlare di questa auto. E cominciamo da lei. Buongiorno e saluti a tutti. Allora, niente, parlare di quest'auto bisognerebbe parlarne per 6 giorni. È un'auto che ha sconvolto nel mondo dei rally quando è uscita, perché è stata veramente una svolta decisa tra le macchine di serie e rally, invece questa studiata per i rally. È una macchina che io continuo a dire, nascesse oggi, sarebbe attualissima oggi. Se nessuno l'avesse mai vista prima, è una linea che ancora oggi è incredibile, tant'è che così andando in giro eccetera suscitiamo ancora delle emozioni come veramente fosse un'auto costruita oggi, Ecco, quindi però onore ai Bertone per questo questo. Frank One che vediamo però è lei, è la sua storia. Yes, questo era lo pseudonimo che usavo quando molti anni fa, quando correvamo io e mio fratello, e quindi l'abbiamo conservato. La macchina questa era il muletto che usavamo allora quando correvamo, non abbiamo ceduto le lusinghe di venderla e oggi siamo contenti di averla qua Ecco, con però noi. per chi guarda, diciamo nome e cognome del protagonista. Gianmario Francone. Perfetto, grazie ancora e passiamo però a una persona che di motori e di carrozzerie, di auto se ne intende davvero. Prego. Bene, Giancarlo Borgogno, saluto a tutti. Allora, noi abbiamo la fortuna di avere la passione per queste macchine, soprattutto per la Stratos, e conoscendo un po' tutti i personaggi che sono intervenuti nella Stratos a partire dai progettisti, abbiamo scritto dei libri, cioè pubblicato dei libri proprio sulla Stratos. Un libro costituito da 6 volumi, un'enciclopedia, che la chiamano Enciclopedia della Stratos, che riporta tutta la storia di questa macchina da quando è nata fino a quando il reparto corse a Lancia l'ha tenuta in vita per le corse. Il nome Bertone che figura su questa auto, che storia ha? E beh, Bertone un giorno ha fatto un modello di macchina molto basso, 80 centimetri, voleva in qualche modo vendere questo suo progetto, è andato dal reparto corse Lancia, è passato sotto addirittura la sbarra, era talmente bassa. Vedono questa macchina, sono rimasti sorpresi. Allora la Lancia cercava di sostituire la vecchia Fulia Coupé con una macchina nuova da rally. Si sono messi d'accordo e hanno detto: bene, Bertone, ci studi una macchina così. Hanno trovato poi il motore della Ferrari perché non avevano un motore adeguato per questa macchina qua. È uscita fuori la Lancia Stratos, che ha fatto una rivoluzione praticamente all'epoca e ancora rivoluzionaria adesso, perché la linea è effettivamente una linea molto particolare, una linea che ha lasciato il segno nella storia dell'automobilismo. Per chiudere, una parola su questa edizione di Mondovì e Motori, come vi state trovando e che cosa avete trovato anche? È un'emozione, prima di tutto, è un'emozione perché per la persona alla quale è intitolata questa manifestazione, che per me era un amico, me lo ricordo veramente come una gran bella persona, sempre col sorriso, con una dolcezza, una sensibilità unica. Quindi ho fatto i salti mortali per essere oggi qua, ma sono contentissimo di esserci proprio per la persona che era Vanni Fenoglio.